Di cose in sospeso che abbiamo lasciato ieri, e poi, tranne questi primi, diciamo, 20 minuti, proveremo a fare un po' di esercizi, sia di riepilogo su, diciamo, gli argomenti che abbiamo già svolto, e cominceremo però a fare qualche studio di funzione. Per quanto riguarda lo studio di funzione, noi non abbiamo ancora scritto lo schema di come si studia una funzione. Però lo faremo tramite, preferibilmente tramite degli esempi. Quindi mano a mano diremo come si studia, però contestualmente faremo un esempio, esempi tratti dai compiti scorsi. Allora, se vi ricordate ieri, ci eravamo lasciati con i corollari del teorema sulle funzioni convesse. Allora, corollario 1 era che se f è definita sull'intervallo AB ha valori in R convessa, esiste f' di x meno f' di x più per ogni x appartenente da B. In particolare, F è continua in A. Quindi le funzioni commesse su un intervallo aperto sono funzioni necessariamente continue. Un po' di più, nel senso che in ogni punto esiste la derivata sinistra e destra. Vabbè, cominciamo a dimostrare questa cosa. Io la derivata, io so che f di x più h meno f di x fratto h è minore o uguale di f di x più, chiamiamolo L, meno f di x fratto L, questo per ogni h minore di 0 ed L maggiore di 0. Queste non sono altro che i rapporti cambiali della f, fatti qua c'è il punto x. 1 è fatto a sinistra e 1 è fatto a destra. Allora, se vi ricordate, nel teorema sulle funzioni commesse veniva dimostrato appunto che se la funzione è commessa, ogni rapporto incrementale fatto a sinistra di un punto x è minore o uguale di ogni rapporto incrementale fatto a destra. In particolare, questi qua sono due numeri reali. Se io adesso vado a fare il limite per h che tende a 0 da sinistra, perché h l'ho preso negativo, di f di x più h meno f di x fratto h, questo limite esiste perché, se vi ricordate, la funzione, i rapporti incrementali erano sempre monotoni, crescenti, non decrescenti, quindi questa funzione è una funzione monotona non decrescente, quindi potrebbe avere limite. L'unico problema potrebbe essere il limite, potrebbe essere finito oppure più infinito, ma se guardate diciamo la riga precedente vi accorgete che siccome c'è fissate un L qui a destra, qui avete un rapporto di unità a destra, qui avete un numero reale, questa funzione a sinistra è minore o uguale sempre di questo numero reale, quindi non solo è una funzione monotona non decrescente ma è anche limitata, quindi questo limite esiste e appartiene a R. E quindi esiste la derivata, diciamo, nel punto x fatta da sinistra. Per lo stesso motivo, esiste il limite per L che tende a 0 da destra di f di x più L meno f di x fratto
un altro L. Questo perché stavolta, quando L tende a 0 da destra, la funzione cresce rispetto a L, ma se L tende a 0 da destra e L sta scendendo, quindi la funzione sta decrescendo quando mi sposto verso 0. Quindi in questo caso il limite è uguale all'estremo inferiore di questa funzione. Il problema è che questo estremo inferiore potrebbe essere meno infinito? No, perché c'è questo, diciamo, allo stesso modo, guardo quella disuguaglianza di prima, c'è un numero, fissate un H qui a sinistra, c'è un numero che limita tutta questa roba dal basso, ed effettivamente, diciamo, esiste questo limite finito, e quindi esiste la derivata del punto x fatta dalla parte destra. Quindi la dimostrazione è banale. In particolare, se io adesso vado a fare il limite per h che tende a 0 da sinistra di f di x più h meno f di x, qua posso dividere e moltiplicare per h, questo tende alla derivata a sinistra, questo tende a 0, e quindi questo limite è uguale a 0 da sinistra, da destra è uguale, quindi io scopro che il limite per h che tende a 0 di f di x più h meno f di x è uguale a 0, sia da sinistra che da destra. Da destra l'ho scritto con L, poi l'ho chiamato un'altra volta A. Quindi ottenete questa, che cos'è? Esattamente la condizione di continuità. Perché porto f di x a destra e scopro che il limite del valore della funzione per x più h che tende a x o per h che tende a 0, che è la stessa cosa, è uguale a f di x. Quindi la funzione f è continua nel punto x. Quindi, se vi ricordate, l'avevamo già detto, quando avevamo dimostrato che se una funzione era derivabile era anche continua, avevamo detto che per far funzionare quella dimostrazione non serviva, non era necessario avere la derivabilità, ma bastava, era certamente anche sufficiente l'esistenza della derivata sinistra e derivata destra, derivata destra. Qua ci sono derivata sinistra e derivata destra, quindi una funzione che in un punto ha la derivata sinistra e derivata destra è necessariamente anche continua. Oh, fate attenzione che tutto questo discorso, quindi fine della dimostrazione. Fate attenzione però che tutto questo discorso vale perché l'intervallo è aperto. Se l'intervallo fosse chiuso, potrebbero essere problemi. Faccio un esempio, da un po' su. Prendiamo x compreso tra meno 1 e 1, e prendiamo la funzione f di x uguale 1 meno la radice di 1 meno x quadro. Questa funzione ha questo grafico. Il grafico è una semicirconferenza, vedete, meno 1 e 1 vale 1, nel punto 0 vale 0, e vedremo successivamente che questa funzione è commessa. In particolare, per esempio, se abbiamo f' di x, f' di x fa 1 fratto 2 la radice 1 meno x quadro,
per 2x, quindi 2 più 2 semplifica, rimane x. Il meno davanti si cancella con il meno della derivata di meno x quadro che fa meno 2x. Si può osservare che questa è una funzione crescente, oppure si può fare la derivata seconda. Qui abbiamo, mettiamo 1 meno x quadro, naturalmente questo x stavolta è compreso tra meno 1 e 1, perché sugli estremi la funzione non è derivabile. Allora qui abbiamo la radice di 1 meno x quadro, x la derivata di x, meno 1 fratto radice di 1 meno x quadro per meno 2x, quindi qua viene chiuso. Adesso se vado a fare la somma, qui mi viene 1 meno x quadro alla 3 mezzi al denominatore, qua mi viene 1 meno x quadro più x quadro fa 1. Allora vedremo tra poco, sarà il corollario 3, che siccome questa derivata è maggiore di 0, la funzione è commessa in tutto l'intervallo meno 1, 1 aperto, ma è commessa in realtà anche nell'intervallo meno 1, 1 chiuso. Solo che nell'intervallo meno 1, 1 chiuso, vedete, la funzione, la derivata prima, non c'è là, perché sugli estremi, sull'estremo di sinistra la derivata destra non c'è, perché il limite va più infinito, e sull'estremo di destra, anche qui, diciamo, la derivata non c'è, perché il limite del rapporto incrementale tende a più infinito, cioè dall'altra parte tende a meno infinito e dall'altra parte tende a più infinito, qui tende a meno infinito e qui tende a più infinito. Quindi non è il fatto che la funzione abbia la derivata a sinistra e a destra nei vari punti, vale solo nei punti interni. Insomma, se avevamo un intervallo aperto, allora tutti i punti del dominio erano interni e la cosa funzionava. Se negli estremi, per esempio, se abbiamo un intervallo quindi con gli estremi o con uno solo dei due estremi, sugli estremi può non esserci niente, ovviamente qui ovviamente non c'è la derivata a sinistra perché il dominio è solo dalla parte destra, ma anche la derivata a destra può fallire, nel senso che quel non è più detto che il limite del rapporto incrementale debba essere finito. Per esempio in questo caso faccio il limite del rapporto incrementale da destra, va a meno infinito, perché se andate a riesaminare la dimostrazione precedente non c'è più dall'altra parte qualcosa, un bound, un numero che sia minorante di tutti quei rapporti incrementali fatti da destra. Stesso discorso qui, il limite del rapporto incrementale può andare più infinito, ma potrebbe essere anche peggio di così, che questa sia commessa su tutto l'intervallo chiuso è banale, perché se ricorrete al discorso che la funzione è commessa quando ogni retta secante sta al di sopra del grafico, diciamo nell'intervallo le cui ascisse corrispondono ai punti del grafico che vengono collegati, allora questa qui è sicuramente commessa. Insomma, il fatto di averci messo meno 1 e 1 non crea problemi. Però dicevo, può anche essere peggio di così, perché se io prendo questa funzione qui e la definisco in un modo leggermente diverso, la definisco così se x è compreso tra meno 1 e 1, e la definisco pari a 2 se x è uguale a più o meno 1, cioè sostanzialmente cosa faccio? Prendo la funzione di prima, che sugli estremi valeva 1, e allora sugli estremi, invece di farla valere 1, la faccio valere 2. Allora se andate un attimo a fare un esercizio, scoprite che questa funzione sull'intervallo meno 1, 1 è ancora commessa. Per quale motivo è ancora commessa? Quando avevate una secante che partiva dal punto del grafico con l'ascissa pari a 1,
semplicemente, siccome prima il punto del valore della funzione valeva 1, adesso vale 2, le nuove secanti non fanno altro che essere un po' più alte. E quindi se il grafico stava al di sotto prima, sta al di sotto anche adesso. Quindi non, in questo caso non perdete la convessità, ma sugli estremi avete non solo perso la derivabilità, ma avete addirittura perso anche la continuità. Quindi è bene in qualche modo ricordare che quello che abbiamo detto prima è perfetto, va benissimo, però vale sostanzialmente perché il dominio era aperto, era non solo commesso ma aperto. Oppure si può fare anche su un dominio generale, però diciamo le conclusioni di questo teorema valgono nella parte interna del dominio, cioè nei punti interni del dominio se la funzione è commessa è continua, anzi nei punti interni è diciamo derivabile sia dalla parte sinistra che dalla parte destra. L'unica cosa che può succedere è che le due derivate possono non coincidere. Sugli estremi invece ci possono essere dei problemi. Ovviamente se il dominio è un intervallo aperto e quindi gli estremi non ci stanno, allora non ci sono diciamo problemi, non, diciamo, vale il corollario così come lo scritto. Va bene, adesso andiamo a vedere il corollario 2. Diceva il corollario 2 che abbiamo enunciato ieri, diceva: supponiamo di avere una funzione definita su AB a valori in R derivabile, allora la tesi, allora F è commessa se e solo se F' è una funzione monotona. La dimostrazione? Prendiamo due, sia x con 1 minore di x con 2 maggiore di A minore di B. Allora io so che f' calcolato in x con 1, che esiste f' di x con 1 lo so perché ho ipotizzato che la funzione sia derivabile, quindi sicuramente c'è questa derivabile. Questo è uguale al limite per x che tende a x con 1 da destra del rapporto incrementale, ma questo limite, se vi ricordate, il rapporto incrementale era sempre una funzione crescente sia a sinistra che a destra perché la funzione era commessa, quindi questo limite è minore o uguale di f di x con 2 meno f di x con 1 fratto x con 2 meno x con 2. Questo è il rapporto incrementale fatto nel punto x con 2 rispetto al punto x con 1. Quindi, siccome quando x tende a x con 1 da sinistra, dalla destra, x diventa più piccolo di x con 2, quel rapporto incrementale diventa più piccolo, il limite diventa più piccolo. Quindi questo limite, che è uguale a questa derivata, è sicuramente minore o uguale a questa materia. Questo è sicuramente minore o uguale del limite per x che tende a x con 2 da sinistra, per analoghi motivi, di f di x meno f di x con 2 fratto x meno x con 2. Per quale motivo? Questo qui si può anche cambiare il segno sopra e sotto e rimane uguale. Allora posso anche interpretarlo come rapporto incrementale fatto nel punto x con 1 rispetto al punto x con 2, allora mantenendo x con 2 fisso per
facendo tendere x con 2 a destra, anche in questo caso il rapporto incrementale è crescente, e quindi siccome x con 2 è maggiore di x con 1, x diventerà maggiore di x con 1, e quindi questo rapporto incrementale diventerà maggiore di questo, e quindi anche il limite sarà più grande di quella quantità. E questo limite è uguale alla derivata prima calcolata di x con 2. Quindi, sostanzialmente cosa ho detto? Ho detto che se la funzione è convessa, qui c'è x con 1, qui c'è x con 2, il coefficiente angolare della tangente qui è minore del coefficiente angolare della secante che unisce questi due punti del grafico, che è minore del coefficiente angolare della tangente qui. Quindi sicuramente il coefficiente angolare della tangente al grafico nel punto x con 2, f di x con 2 è più grande del coefficiente angolare della tangente al grafico nel punto x con 1, f di x con 1, cioè f' di x con 2 è maggiore o uguale di f' di x con 2. Ah, questa è la dimostrazione formale, questa se volete la dimostrazione dal punto di vista geometrico. Ovviamente non posso escludere il caso dell'uguaglianza, nel caso dell'uguaglianza vuol dire che la mia funzione aveva sempre la stessa tangente, cioè il grafico aveva sempre la stessa tangente, cioè era una vetta. O almeno tra x con 1 e x con 2 il grafico era sempre. Ok, e con ciò abbiamo dimostrato questa parte qui, l'abbiamo dimostrato. Quindi abbiamo dimostrato la freccia che va da sinistra verso destra, perché noi abbiamo fatto vedere, sappiamo che la funzione è derivabile, sfruttando la convessità abbiamo dimostrato che la derivata è crescente, perché abbiamo preso due punti, uno più piccolo e uno più grande, abbiamo fatto vedere che la derivata nel punto x con 1 è necessariamente minore o uguale alla derivata x con 2. Ok, adesso mostriamo che la funzione è crescente. Allora prendiamo, scusate, dimostriamo che la funzione è convessa, cioè dimostriamo l'altra parte. Allora prendiamo un punto x con 0 compreso tra x con 1 e x con 2. Ok? Andiamo a fare i rapporti incrementali rispetto a x con 0 a sinistra e a destra. Allora io ho f di x con 1 meno f di x con 0 fratto x con 1 meno x con 0. Questo è il rapporto incrementale fatto rispetto a x con 0 a sinistra. Per il teorema di Cauchy questo è uguale a f' di ψ con 1, dove ψ con 1 è compreso, diciamo, esiste ψ con 1 compreso tra x con 1 e x con 0 tale che valga questa uguaglianza. Per analoghi motivi, se adesso vado a fare il rapporto incrementale fatto a destra, quindi f di x con 2 meno sempre rispetto a x con 0, diciamo esisterà un altro punto ψ con 2 compreso tra x con 0 e x con 2, tale che questo sia uguale a f' di ψ con 2. Allora, mettiamoci ψ con 2. Diciamo x con 1, x con 0 e x con 2 li avete fissati voi prima, ψ con 1 e ψ con 2 vi vengono dall'applicazione del teorema di Lagrange, sostanzialmente ho detto Cauchy, ma insomma. Ora noi cosa sappiamo stavolta? Siccome stiamo cercando di mostrare la freccia che va da destra verso sinistra, sappiamo che la derivata è una funzione non decrescente, quindi questo valore, questa derivata è fatta in x con 2, che è un valore maggiore o uguale a x con 1, e quindi otteniamo questa disuguaglianza. Allora cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che ogni rapporto incrementale diciamo, abbiamo fissato x con 0, poi abbiamo fatto un rapporto incrementale nel punto x con 1 rispetto al punto x con 0,
E questo rapporto incrementale, quindi un rapporto incrementale fatto alla sinistra di x con 0, poi ne abbiamo fatto uno alla destra di x con 0, quelli fatti a sinistra sono sempre più piccoli di quelli fatti a destra, sono sempre meno uguali di quelli fatti a destra. Se vi ricordate il corollario di ieri, il teorema di ieri, questa era una delle condizioni equivalenti della commessità. Se io ogni volta che fisso tre punti in questo modo, il rapporto incrementale fatto a sinistra è sempre meno uguale del rapporto incrementale fatto a destra, allora la funzione è e quindi fine della dimostrazione. Quindi passando alla derivata prima, se c'è la derivata prima, perché ripeto c'è sempre questo problema, ma lì per capire se una funzione resta commessa sostanzialmente non ci sono grossissimi problemi, perché o c'è la derivata prima e allora basta guardare se la derivata prima è crescente. Supponiamo, come nei casi concreti che vi capiteranno durante i compiti, che ci possa essere qualche punto angoloso. Quando è che una... Allora, supponiamo che al di fuori dei punti angolosi la derivata prima sia una funzione effettivamente crescente. Quando è che rimane commessa? Rimane commessa quando nei punti angolosi la derivata sinistra è minore della derivata destra. Chiaro? In quei casi la funzione effettivamente rimane commessa. Se invece avete una cosa fatta così, allora vedete, qua è commessa, su quest'altro intervallo pure è commessa, ma qui la derivata sinistra è maggiore della derivata destra, e allora la funzione non è commessa, perché se prendo due punti qua, unisco, la secante stava di sotto del grafico. Se invece, appunto, ho una situazione di questo genere, se ho un punto angoloso in cui la funzione è commessa prima e commessa dopo e nel punto angoloso il salto della derivata è positivo, tra la derivata sinistra e la derivata destra, la funzione rimane commessa, perché quando vado a fare le secanti queste rimangono al di sopra del grafico. La parabola cubica è sempre... La parabola dipende... La parabola cubica è questa qua, sì. E quindi non è sempre commessa. Qua non è commessa. Da 0 in poi è commessa. Y uguale x cubo. Adesso tra poco daremo la definizione di flesso. Ok, quindi ripeto, se la funzione è derivabile, diciamo, analizzare se una funzione è commessa è del tutto, diciamo, è più agevole. Basta guardare la derivata prima se è crescente. Ma in realtà se esiste la derivata seconda, supponiamo stavolta che esista la derivata seconda, questa qui è un banale corollario 1, perché se la derivata prima è crescente ed è equivalente alla commessità, se c'è la derivata seconda c'è anche la derivata prima, quindi è equivalente alla commessità, noi sappiamo che una funzione è crescente su tutto l'intervallo e se solo se la sua derivata è maggiore o uguale. Se è crescente i rapporti incrementali sono sempre positivi, fate il limite, quindi la derivata seconda è maggiore o uguale di 0. Viceversa, se è maggiore o uguale di 0, quando vado a prendere la funzione in due, se la derivata è maggiore o uguale di 0, prendo la funzione in due punti, faccio la differenza, applico il teorema di Lagrange e vedo che la differenza è maggiore o uguale di 0 e quindi la funzione è crescente. Quindi la crescenza della derivata prima equivale al fatto che la sua derivata sia maggiore o uguale di 0, cioè equivale al fatto che la derivata seconda sia maggiore o uguale di 0. Ovviamente, e quindi questo equivale alla commessità, ovviamente c'è un'ipotesi a mondo di tutto ciò che la derivata seconda debba esistere. Perché naturalmente io posso avere che la derivata prima è crescente, però posso avere che la derivata seconda non esiste o non dappertutto, e comunque quella funzione rimane. Quindi se c'è la derivata seconda è banalissimo. Banalissimo, quando dico banalissimo dipende dal fatto, diciamo, la derivata seconda si deve pure scrivere, si deve pure studiare i segni. Quindi non è, poi anche in molti casi concreti non è così banale come sembra, però magari è lo stesso, si possono dire tante cose anche senza arrivare alla derivata prima. Addirittura noi sappiamo che la vera condizione di commessità
volte, diciamo, addirittura se ne possono dare 4 equivalenti e nessuna di quelle fa riferimento direttamente alla derivata prima. Sì, più o meno sì, perché comunque i rapporti incrementali sono crescenti a sinistra, sono crescenti a destra, o quel rapporto incrementale fatto a sinistra è sempre minore o uguale di un rapporto incrementale fatto a destra, oppure applicato direttamente alla definizione. Bene, ecco, per quanto riguarda la derivata prima, se una funzione possiede la derivata prima, è commessa se solo se la derivata prima cresce. È sicuramente un buon compromesso, perché chiaramente quando vado a calcolare la derivata seconda, è chiaro che devo controllare di meno, perché controllare se una funzione è positiva è più facile che controllare se una funzione è crescente, però la derivata seconda si deve pure fare, poi vedremo che in molti casi sarà più facile studiare la derivata prima che la derivata seconda. Ok, va bene, quindi tutto ciò riguarda i discorsi sulla commessità. A questo punto diamo la seguente definizione. Prendiamo una funzione f da a b a valore in R, con 0 un punto di a b, così siamo sicuri che è interno. Esiste f secondo di x con 0, f si dice commessa nel punto x con 0 se solo se per definizione f secondo di x con 0 è positivo. Beh, è una definizione, non c'è niente da capire. È chiaro che siccome su tutto l'intervallo la derivata seconda positiva, stavolta però pretendiamo che la derivata sia strettamente positiva. Questa è una definizione che sostanzialmente viene data di appoggio a un'altra cosa che stiamo per dire. Cominciamo a dire, a dare la seguente definizione. Definizione? F come sopra, quindi f è definita su AB a valore in x con, diciamo in R, x con 0 un punto di AB, e poi prendiamo supponiamo che esista la derivata prima del punto x con 0. Ok? Allora io cosa voglio? Dico che x con 0 è un punto riflesso per f, se e solo se per definizione esiste un delta maggiore di 0 tale che, ecco, quello che voglio dire è che la funzione cambia cambia concavità implica l'esistenza del punto di riflesso. Punto di riflesso vuol dire che la funzione cambia posizione rispetto alla retta tangente. Diciamo, il valore della funzione, il grafico per meglio dire, cambia posizione rispetto alla retta tangente, cioè f di x, qual è l'equazione della retta tangente? Meno f di x con 0 meno f' di x con 0 per x meno x con 0 fratto x meno x con 0 ha sempre il segno costante, diciamo. Allora dividiamo x con 0, x meno x con 0, qui x meno x con 0 si toglie, quindi qua viene meno f' di x con 0, diciamo è a segno costante,
per x compreso tra x con 0 meno delta, x con 0 più delta, ovviamente x è diverso da x con 0. Segno costante vuol dire o è sempre positivo o è sempre negativo. Se è sempre positivo, il flesso si chiama ascendente. Allora, vediamo questo che cosa vuol dire. Vuol dire, allora, facciamo prendiamo x con 0. Questo è un esempio di flesso ascendente, perché vedete, se io faccio il vediamo un po' se sto dicendo bene. Sì. Allora, se andate a vedere qui, questo che cosa rappresenta? Rappresenta il coefficiente angolare di una retta secante. Qua fisso un punto, per esempio x, allora il coefficiente angolare della retta secante, vedete che è sempre maggiore di quello della retta tangente a sinistra, anche se lo faccio in alto, e a destra pure, sia a sinistra che a destra, i coefficienti angolari della retta secante sono maggiori del coefficiente angolare della retta tangente. Allora vediamo un po' se avete capito. Prendete questo flesso qui, si tratta di un flesso sempre ascendente. Ascendente non significa la funzione sta salendo o la funzione sta scendendo, significa, allora andate a fare il coefficiente angolare sia qui che qui. Allora, se vedete questi coefficienti angolari sono più grandi di quello della retta tangente, se fate questa differenza è sempre strettamente così, così. Ascendente significa che voi state passando dal di sotto la retta tangente al di sopra la retta tangente. Vedete, qui a sinistra state sotto la retta tangente e passate dall'altra parte. Qui a sinistra state sotto la retta tangente, qua passate dall'altra parte. Ovviamente esempi di flessi discendenti sono questi qua, uno così per esempio. Un flesso del genere discendente ha pure è discendente, stavolta la funzione sale ma il flesso è sempre discendente, perché passate dal di sopra della retta tangente al di sotto della retta tangente. Quindi questa è la definizione. Ovviamente un discorso, diciamo, supponiamo, allora qua ci riscrivo, x compreso x con 0 meno delta, x con 0 più delta, x diverso da x con 0. Supponiamo allora proposizione supponiamo
diciamo abbiamo f definita da ab a valori in r, poi x con 0 diciamo appartenente da b, poi abbiamo x con 0 meno delta e x con 0 più delta contenuti in ab, poi supponiamo che esista f secondo di x per ogni x appartenente a x con 0 meno delta, x con 0 più delta, x diverso da x con 0. Quindi non supponiamo neanche la derivata seconda del punto. Poi supponiamo che f secondo di x sia minore di 0 se x è minore di x, diciamo compreso tra x con 0 e x con 0 meno delta, invece sia maggiore di 0 se x è compreso tra x con 0 e x con 0 più delta. Tanto per fissare le idee, no? Se no l'altro sarà il contrario. Allora, tesi, dico che x con 0 è punto riflesso ascendente. È un punto di riflesso ascendente. Beh, vediamo un po'. Allora, sicuramente, aspetta, dobbiamo anche dire che esiste la derivata prima per ogni x. Esiste la seconda. No, attenzione, in 0 no. In 0 ci potrebbe essere un bel punto angoloso. Allora, se ci sta il punto angoloso, il flesso non ci sta. X con 0 meno delta, x con 0 più delta. Quindi stiamo supponendo che ci sia la derivata prima su tutto l'intervallo, diciamo, su tutto AB o su tutto l'intervallo che ci interessa. Poi supponiamo che la derivata seconda esista nel punto x con 0, non mi interessa che esista. Poi facciamo un esempio per far vedere che le ipotesi sono giuste, diciamo che la cosa funziona. E anche nel far vedere che se non ci metto la derivata prima in x con 0, la cosa non funziona. Allora, poi suppongo che sostanzialmente nel punto x con 0 la derivata seconda cambia segno. Insomma, la situazione è analoga, vi ricordate per i punti di minimo locale, no? Derivata prima negativa a sinistra, derivata prima positiva a destra, significa, e funzione continua, significa che quello è un minimo locale, perché la prima la funzione scende e poi la funzione sale, quello è un minimo, c'è poco da fare. Non è importante che la derivata lì faccia 0, non è importante neanche che la derivata ci sia, scende e poi sale, quello è un punto di minimo. Però la funzione deve essere continua. Qui, anche qui, che vuol dire? Derivata seconda negativa, derivata seconda positiva, vuol dire che la derivata prima scende e poi sale, e sostanzialmente vuol dire che è un punto di riflesso. Se era al contrario era un punto di riflesso discendente. Allora, facciamo vedere perché funziona. Io devo dimostrare questo. Ma questo qui che cos'è? Per il teorema di Cauchy sarà un punto, sarà la derivata in un punto xi. Xi, diciamo, supponiamo che siamo alla sinistra di x con 0. Allora xi sarà compreso tra x e x con 0, alla destra sarà compreso tra x con 0 e x. Allora, siccome la derivata prima abbiamo appena, siccome la derivata seconda è negativa e poi positiva, vuol dire che la derivata prima a sinistra scende e a destra sale. Allora, che vuol dire? Che questo è un punto di minimo, e quindi o lo faccio a sinistra o lo faccio a destra, la differenza è sempre così
positiva, perché io prendo, sto prendendo la derivata di un altro punto meno la derivata di x con 0, ed è, siccome a sinistra scende, la differenza è positiva. Se lo faccio a destra, questo sarà compreso per x con 0 e x, e siccome a destra la derivata prima sale, allora questo sarà sempre più grande di questo. Alleluia. Cioè, un punto in cui c'è un minimo locale della derivata prima, dato l'applicazione del teorema di Cauchy, un punto del genere è per forza un punto di flesso, data la definizione che abbiamo dato. È chiaro? Quindi, e la derivata prima ci deve essere, adesso vi faccio l'esempio. Ovviamente se una funzione A è allora prendete una funzione che fa così. Nessuno direbbe che qua c'è un punto di flesso. Infatti non c'è nessun punto di flesso. Però se tu vai a vedere, questa funzione qui è concava, cioè se fa la derivata seconda viene negativa, mentre dall'altra parte viene così positivo. E perché non c'è la derivata prima ha fatto un salto, la derivata prima qua era per esempio circa 0 e qua diventa una negativa. Se qua la derivata prima c'è ed è continua, allora il passaggio della derivata seconda da negativo a positivo ti dà il punto di flesso. Ma se la funzione è diciamo vediamo un po' se dobbiamo supporre anche che la derivata prima sia continua. No, non lo devo supporre che la derivata prima sia continua. Probabilmente potremmo investigare se lo deve essere per forza, perché quella è derivabile a sinistra e derivabile pure a destra, quindi diciamo probabilmente sì. Insomma, dovrei farci un ragionamento di 30 secondi. Ma come lo, diciamo, con le ipotesi come l'ho date io l'ho dimostrato, però diciamo che sostanzialmente lo sarà. Ok. Ok, quindi la definizione di convessità in un punto data dalla derivata seconda positiva è una definizione di comodo, perché serve a dire che se un intervallo la derivata seconda è sempre per esempio positiva, la funzione è convessa in tutti gli intervalli. Questo lo sappiamo dal corollario 2. Quindi se la funzione è convessa in ogni punto, è convessa in tutti gli intervalli. Viceversa, se è convessa in tutto l'intervallo, non è detto che sia convessa in ogni punto, perché può essere anche che in certi punti la derivata seconda faccia 0. Se è una funzione che fa così, poi c'è un pezzo piatto e poi fa così, supponiamo che quasi abbastanza liscia in maniera tale che esista una derivata seconda. La derivata seconda può essere qua positiva, poi 0 e poi di nuovo positiva. E la funzione è commessa lo stesso, ma non necessariamente è commessa in ogni punto. Diciamo che la commessità in un punto la vota col maggiore stretto. Ok? Quindi, come tutte le definizioni di comodo, se aggiustano certe cose, ma non è che vanno tanto bene per altre. Le uniche vere definizioni sono queste. La commessità in un intervallo l'abbiamo data con la regola del, diciamo, del grafo che deve stare di sotto le secanti, la definizione abbiamo dato ieri, e quella è l'unica e vera definizione di commessità. Poi si è deciso, speriamo.
il discorso del punto di flesso, abbiamo detto che quella sostanzialmente la posizione rispetto alla retta tangente deve avere lo stesso segno di x meno x con 0 o segno sempre opposto a x meno x con 0, cioè il rapporto fratto x, diciamo, della differenza tra la funzione e il valore della retta tangente deve avere fratto x meno x con 0 deve avere segno costante. In un caso è sempre positivo, è flesso ascendente, se è sempre negativo è un flesso discendente. Allora, come per una funzione continua il fatto che la derivata prima di un punto sia negativa e poi sia positiva mi dice che là ci sta un punto di minimo, almeno relativamente intorno a un punto, in questo caso si chiama minimo locale, così per una funzione che ha la derivata seconda, diciamo che ha la derivata prima e la derivata seconda tranne che nel punto, il punto in questo caso non mi serve, il fatto che la derivata seconda sia prima negativa e poi positiva mi dice che là ci deve essere per forza un punto di flesso. Quindi abbiamo ovviamente, cioè il caso normale è che la derivata seconda sia prima negativa, poi 0 e poi positiva, per esempio se la derivata seconda è continua deve fare per forza così, e allora quello è il caso tipico del punto di flesso, ma anche il caso in cui la derivata seconda tipo è negativa, poi non esiste e poi è positiva, anche quello è un punto di flesso. Così come anche diciamo i casi derivata prima negativa, non esiste, positiva, per esempio i casi di punti arcosi, anche quelli davano luogo a minimi locali. Ok, quindi ho voluto sottolineare questa diciamo questo aspetto, questa analogia. Ok, adesso il grosso che dovevamo dire l'abbiamo detto sul studio della derivata prima e della derivata seconda. Adesso rimangono da fare gli esercizi. Allora, senza perdere tanto tempo, io comincio con uno studio di funzione. Lo prendo da un compito. Naturalmente io devo anche dire che cosa sia uno studio di funzione, perché non l'ho detto. Cominciamo con un caso semplice, un compito in cui probabilmente mi andava di dare uno studio di funzione semplice. Allora, qui abbiamo f di x uguale logaritmo di x quadro più 1 fratto x quadro più 1. Okay. Allora, cosa si intende per studio di funzione? Io vi do una funzione espressa come somma, prodotto, prodotto di composizione, rapporto di funzioni note, elementari. In questo caso è il logaritmo di x quadro più 1 fratto x quadro più 1. C'è una sola variabile, quindi questa variabile normalmente la si prende in R. Noi studiamo funzioni di variabile reale. Potrebbe succedere che per alcuni valori di R io non posso calcolare questa funzione, cioè questo si chiama lo studio del dominio della funzione, il campo di esistenza. Nella fattispecie non ho problemi perché il campo di esistenza banalmente si vede subito. Per quale motivo? Qui ho un rapporto, allora quando faccio il rapporto la cosa è che il denominatore deve essere sempre diverso da 0, ma x quadro è maggiore o uguale a 0 più 1 è sempre diverso da 0. Poi devo calcolare un logaritmo, per calcolare un logaritmo bisogna che l'argomento del logaritmo sia sempre strettamente positivo, ma 1 più x quadro è sicuramente positivo. Adesso studiare questa funzione significa rappresentarla graficamente e diciamo sottolineare le caratteristiche salienti del grafico della funzione. Per fare questo bisogna fare tutta una serie di operazioni. Prima però di fare questa serie di operazioni osserviamo che questa è una funzione pari. Cos'è una funzione pari? La funzione si dice pari quando viene verificata questa uguaglianza. Tutte le funzioni che nella x dipendono solo da x quadro sono sempre pari. Se qua mettessi una x la funzione sarebbe dispari. Se questa sarebbe pari, il rapporto sarebbe pari,
pari per dispari però fa dispari. Infatti tutto resterebbe di segno uguale, tranne la x che cambierebbe di segno. In quel caso no, la funzione sarebbe dispari, cioè f di x sarebbe uguale a meno f di meno x. Ma in questo caso è pari. Come si, diciamo, diciamo, che conseguenza ha il fatto che la funzione è pari? Il fatto che la funzione sia pari significa che il grafico, sì, diciamo, se lo ripiegate lungo l'asse delle ordinate, i due pezzi del grafico vanno a combaciare. Oh, poi, quindi, questa è una funzione pari e ce la mettiamo là, questa informazione ce la mettiamo. Poi un'altra cosa che uno vorrebbe sapere è quando f di x è uguale a 0. F di x è uguale a 0 se solo se il numeratore è uguale a 0, se solo se x quadro più 1 è uguale a 0, se x quadro più 1 è uguale a 1, se solo se x è uguale a 0. Quindi si deve annullare questo numeratore di quella frazione, f di x è una frazione, quindi è 0 quando è 0 il numeratore. Quindi vuol dire che l'argomento del logaritmo deve fare 1, ma l'argomento del logaritmo deve fare 1 vuol dire x quadro uguale a 0, ma x quadro uguale a 0 solo quando x è uguale a 0. In verità, se io ci metto qua maggiore o uguale di 0, maggiore o uguale di 0, maggiore o uguale di 1, quindi in realtà noi sappiamo che la funzione è maggiore o uguale di 0 sempre. Oh, fate attenzione che l'equazione f di x uguale a 0 non sarà sempre così facile da studiare. Certe volte, per studiare questa equazione, bisognerà fare prima la derivata prima di f. Per usare il teorema degli zeri. Cioè, certe volte la equazione f di x uguale a 0 non ha una soluzione esplicita analitica. Quindi, per esempio, se io scrivo cosen x uguale x o cosen x meno x uguale a 0, se cercate di esplicitare la x da questa relazione non ci riuscite. A quel punto uno fa la derivata, vede dove, diciamo, insomma alla fine dimostra che quella funzione lì c'ha un unico 0, eccetera, eccetera. Però, quindi, questo argomento qui lo vedremo tramite altri esempi, quindi non è questo l'unico studio di funzione che faremo. Vedremo che cosa? Che l'equazione oppure la positività della f o dove la f si annulla non sempre si studia d'emblée, cioè subito, ma certe volte si deve studiare dopo aver fatto la derivata. Però se ci si riesce prima, bene, se no si fa prima la derivata prima e poi si va. Quindi, ok? Allora, tanto per non saperne leggere né scrivere, io adesso vi farei lo sviluppo della funzione vicina a 0. Per quale motivo? Io so che la funzione è positiva, in 0 c'è un unico, diciamo, vale 0 in un unico punto che è 0. Quindi 0 che cos'è? Un punto di minimo asso? Asso. È l'unico punto di minimo locale, assoluto, tutto quello che volete, perché è sia locale in un intorno sia su tutto il dominio della funzione. Adesso vicino là io mi andrei a sviluppare la funzione. Questo è particolarmente facile anche perché noi gli sviluppi vicino a zero li sappiamo fare, sono quelli che vengono dalle formule di McLaurin. Allora la mia funzione era logaritmo di 1 più x quadro fratto 1 più x quadro è uguale. Allora, logaritmo di 1 più t è t più o piccolo di t se tolgo il denominatore, faccio i passaggi ma già ben presto non li farò più, cioè questo diverrà x quadro più o piccolo di x quadro, qua è 1 meno x quadro più o piccolo di x quadro, ho x quadro per 1 fa x quadro. X quadro meno x quadro che fa meno x alla quarta, non bisognate di tenervelo perché già avete o piccolo di x quadro per 1 che fa o piccolo di x quadro, quindi è inutile tenerlo, non potete tenere una cosa di ordine 4 se avete trascurato cose di ordine superiore. Questo che vuol dire? Vuol dire che a meno di infinitesimi di ordine superiore vicino
all'origine il grafico della mia funzione fa proprio come una parabola. Quindi una buona descrizione del grafico della mia funzione ci sono legge. Ecco, provo la parola. Adesso, se andiamo a fare invece adesso il limite per x che tende a più infinito o a meno infinito di f di x, scriviamo esplicitamente logaritmo di x quadro più 1 fratto x quadro più 1, questo limite quanto fa? Quanto fa? 0 più. Perché fa 0 più? Perché il logaritmo è positivo in quanto 1 più 2 è sicuramente maggiore di 1, anzi va infinito, va infinito il numeratore, va infinito il denominatore, ma se x quadro più 1 lo chiamate t, questo è il logaritmo di t su t, che è un limite notevole che abbiamo fatto giovedì, e t in quel caso va più infinito, e quindi effettivamente questo tende a 0, tende a 0, essendo i rapporti due quantità positive deve essere, deve tendere a 0. Quindi la mia funzione a infinito, è certo, perché quando x va a meno infinito x quadro va sempre a più infinito, la funzione è pari, perciò legando al libretto si devono coincidere. Quindi adesso che cosa posso dire io? Cosa mi aspetto? Qual è il comportamento? Qua non ho fatto manco mezza derivata. Qual è il comportamento più semplice che mi aspetto a questa funzione? Prima sale, poi scende. Poi qua è sicuramente convesso. Qua tendenzialmente è concavo, perché è una funzione che si sta andando da sopra a un asintodo, normalmente è concava, non è detto al 100%, poi lo verificheremo con la derivata prima e seconda, ma sostanzialmente lo è. E quindi se qua è commessa e qua è concava, da qualche punto ci deve anche stare il punto di ingresso. O comunque già quando c'è, scusate sto sbagliando, qua è commessa, qui dice di questi ce ne devono stare due, la concavità ce l'avrà nel punto di massimo, quindi c'è un primo punto di flesso prima del punto di massimo, un secondo punto di flesso dopo il punto di massimo, scusate ho detto una versione. Quindi mi aspetto minimo deve avere un punto, diciamo solo sui positivi, perché poi sui negativi la situazione si riporta, diciamo il grafico è lo stesso, quindi la situazione è analoga, deve avere un punto di massimo e due punti. Poi può fare peggio di così, cioè può avere un comportamento più elaborato di così, ma di meno non può fare. Scusate, fate. Fatemi mettere, togliere la suoneria. Ok. Allora. Adesso andiamo a fare la derivata prima. Dovrebbe avere almeno un punto di massimo, cioè uno da destra che va. Ovviamente, quando parlo di un punto di massimo ho detto solo sui positivi, quindi ovviamente anche poi l'altro sui negativi. Quindi come i punti di massimo saranno 2, i punti di flesso saranno 4. Se fa così, se fa così, allora qua c'è 1, 2 punti di flesso, diciamo 2 punti di massimo, 1, 2, 3, 4 punti di flesso. Almeno. Allora, una buona norma è, allora, questa analisi va fatta possibilmente prima di fare la derivata prima, se uno ci riesce a fare qualcosa. Per quale motivo? Innanzitutto non siete influenzati dal conto della derivata prima e quindi diventano due ragionamenti in parte indipendenti. In secondo luogo
quando avete fatto la derivata prima, poi leggete la derivata prima, il segno della derivata prima, e andate a vedere se va d'accordo con quello che avete detto prima. Chiaro? Adesso andiamo a fare la derivata prima. F' di x uguale, qui ho 1 più x quadro al quadrato. Adesso devo fare la derivata prima del numeratore, quindi 1 fratto x quadro più 1 per 2x per x quadro più 1, quindi come vedete x quadro più 1 è 1 su x quadro più 1, si semplifica, poi meno 2x per logaritmo di x quadro. Quindi posso scrivere 1 x quadro quadro, sopra ci metto 2x che moltiplica 1 meno logaritmo di 1 più x quadro. Se abbiamo fatto bene. Vabbè, facciamo 2 minuti di pausa.